esperienza post laurea con gli altri? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Scusate, mi presento laureato di talento, parcheggiato in questo tempo in attesa di collocamento. Invece di deprimermi, che c'è di male, canto. Lo faccio con il gusto del mio divertimento, ma anche con mestiere, con la passione dentro e tutto quel che sento. Sospeso in questo standby, la bocca ancora secca, gli occhi un po' delusi, però per niente spento. Entro in questo sogno, ho bolla di sapone, di fronte a percentuali di milioni di persone che si tuffano nel buio della sera dopo una giornata intera. Non basta un 110, non serve anche la lode. Lo sai, bisogna stare fermi in fila a fare code. Allora mi cimento in qualcosa che so fare. Mi metto in movimento, mi metto così in onda come se fosse un mare. Chiamate l'illusione, ma sto in televisione. Piuttosto che star zitto, magari ne approfitto. I critici un po' austeri, con una recensione, diranno che monotoni è la stessa trasmissione. Niente di rinnovato, ma sono sintonizzati, se sono tutti lì, felici e accomodati. Mi presta giudizio, lanciato con un tweet. Benevolo, feroce, va bene anche così. Lo faccio pure io, se sto da quella parte. È facile seduti senza mai rischiarsi l'arte. È coraggioso spendersi per quello che lo faccio. So qui mi metto in gioco, e per un cromi spazio. Per qualche ragazzo, che sta di là a pensare, magari si medesima. E a forza di guardare gli scappa una risata che sa ricaricare, spontanea e spensierata, in questo clima di un'Italia impolverata. Nel vuoto patologico di occasione anemico, un grido iperuranico e il mio basso accademico. E allora vi racconto di quel giorno sospirato in cui mi dissero davvero complimenti, preparato, lanciare alto la tesi e il mio futuro fuori, davanti al nome e titolo dottore tra dottori. La festa degli amici, l'abbraccio che ti tiene, di chi ti vuole bene, di chi ti vuole bene. E il passo mio che si lasciava dietro l'ateneo, lo guardo appeso al muro, il mio sapere da trofeo. Per qualche ragazzo che sta di là a pensare, magari si medesima, e a forza di guardare gli scappa una risata che sa ricaricare, spontanea e spensierata, in questo clima di un'Italia impantanata. Grazie per l'ascolto e tutta l'attenzione, sono Marco, mi presento laureato di talento e senza presunzione mi metto qui alla prova, perché tentare giova, sicuro che non nuoce, non so se riesco tanto, almeno dando voce, col mio temperamento, ai molti tanti e troppi, a tutti quelli che si impegnano anche tanto e proprio come me, aspettano il momento. Grazie.